Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 119, 5 luglio 1905. Continuando il mio solito stato, stavo continuando le mie solite operazioni interne, ed il benedetto Gesù, venendomi, ha detto: Figlia mia, la mia umanità è musica alla divinità. Perché tutte le mie operazioni formavano tanti tasti da formare la musica più perfetta ed armoniosa, da ricreare l'udito divino. E l'anima che si uniforma alle mie stesse operazioni interne ed esterne, vi continua la musica della mia stessa umanità alla divinità. Capitolo 120, 18 luglio 1905. Trovandomi nel solito mio stato, appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: Figlia mia, quando un confessore manifesta il suo modo di operare interno alle anime, vi perde la foga di continuare e l'anima, conoscendo lo scopo che il confessore tiene sopra di essa, si renderà trascurata e snervata nel suo operare. Così l'anima, se manifesta il suo interno agli altri, nello svelare il suo segreto, svaporerà la foga, rimanendo tutta indebolita. E se ciò non accade con l'aprirsi al confessore, è perché la forza del sacramento mantiene il vapore ed aumenta la forza e vi dimette il suo suggello. Capitolo 121, 20 luglio 1905. Questa mattina stavo pregando per un sacerdote infermo, stato mio direttore, e pensavo tra me: se avesse continuato la mia direzione, sarebbe stato infermo o no? Ed il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, chi gode i beni che dentro di una casa si trovano? Certo chi sta dentro, adonta che una persona è stata prima dentro, sempre chi presentemente si trova vi gode.
come un padrone fino a tanto che un servo ci sta con lui, lo paga e lo fa godere dei beni che nella sua casa ci sono. Quando se ne va, chiama un altro, lo paga e lo partecipa dei suoi beni. Così faccio quando una cosa da me è voluta e lasciata da uno lo trasmetto ad un altro, dandogli tutto ciò che era destinato per quello. Dunque, se avesse continuato la tua direzione, stando il tuo stato di vittima, avrebbe goduto dei beni che al suo stato è commesso a chi attualmente ti guida. Quindi non sarebbe stato infermo. E se la guida presente ad onta della sua sanità non ottiene il resto che vuole, è perché non fa pienamente quello che voglio. E ad onta che gode dei beni, pure certi miei carismi, non se li merita. Capitolo 122, 22 luglio 1905. Stando infastidita per non poter fare certe mortificazioni, parendo che il Signore mi aborrisse, perciò non permetteva che le facessi. Il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: figlia mia, chi veramente mi ama non si infastidisce mai di niente e tutte le cose cerca di convertire in amore. Per quale motivo volevi tu mortificarti? Certo per amore mio. Ed io ti dico, per amore mio, mortificati e per amore mio prendi sollievi, e l'uno e l'altro saranno innanzi a me d'uguale peso. A seconda la dose di amore che contiene un'azione, fosse anche indifferente, così si aumenta il peso, perché io non guardo l'opera, ma l'intensità dell'amore che l'operare contiene. Perciò non voglio nessun fastidio in te, ma sempre pace, perché i fastidi, le turbazioni, è sempre l'amor proprio che vuole uscire a regnare, o il nemico a fare danno. Brani brevissimi ma molto profondi, molto intensi, molto significativi. Il primo riprende parte della meditazione precedente a questa, quella di ieri, e sull'umanità di Gesù e sulla sua unione alla divinità e quindi sull'unione con la divinità che troviamo attraverso la sua umanità. E evidentemente tutte quante le operazioni dell'umanità di Gesù erano tutte operazioni perfettissime, comprese quelle indifferenti e quelle apparentemente insignificanti. Gesù la descrive come una musica perfetta e armoniosa da ricreare l'udito divino. Noi dobbiamo sempre pensare che, fermo restando la sua bontà, la sua misericordia, il suo amore, ovviamente, Dio è però l'essere perfettissimo, ci ricordava il caro Catechismo di San Pio X, creatore e Signore del cielo e della terra, l'essere perfettissimo. Quindi è chiaro che la compiacenza, che è diversa dalla misericordia ovviamente, no? Del Signore, su cosa cade, dove volge lo sguardo? Su ciò che è degno di Lui, non c'è niente da fare, questo è ovvio, cioè non è una grande scoperta, no? Su chi volgerò lo sguardo, ecco, su chi è degno di me, possiamo immaginare che ci dica il nostro Signore, no? Perché c'è l'amore di misericordia, certamente, c'è l'amore che il Signore, l'amore di misericordia, lo offre a tutti, c'è l'amore che Dio ha per ogni creatura in quanto creatura, d'accordo, in quanto opera delle sue mani, in quanto anima da lui creata, quindi in quanto anima da lui creata, uno splendore di bellezza, ma poi purtroppo il peccato originale, i peccati attuali la deturpano, la sfigurano, no? Ecco. E poi però c'è un amore di compiacenza o di dilezione che il Signore ha verso chi si avvicina alla sua perfezione, ecco perché la Divina Maria è la creatura indubbiamente più amata dall'Altissimo, no? Perché la Divina Maria è perfettissima senza nessun dubbio, d'accordo? In forma creaturale, certamente, ma lo è. E quindi
noi formeremo una musica, ecco, degna dell'udito divino, ecco, un bel concerto di autore di elevata qualità, insomma, tanto quanto, dice Gesù, saremo uniformati alle operazioni di Gesù interne ed esterne. Noi sappiamo che l'uniformazione è un processo attivo che noi dobbiamo compiere. Che significa processo attivo? Significa che è una tensione, uno sforzo sostenuto, che ovviamente sorretto, corroborato, aiutato dalla grazia, di in tutto e per tutto, come dice San Paolo, abbiate in voi i medesimi sentimenti di Gesù, che pur essendo Dio, ecco, umiliò se stesso, ecco, che Gesù, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, no? Quindi in ogni azione, in ogni pensiero, io lo so che è difficile farlo con una certa frequenza, no? Ma almeno ogni tanto, specialmente quando cominciano a sorgere quegli stati d'animo che fanno pensare che magari stiamo facendo qualche deviazione dalla divina volontà, fermiamoci, cosa sto pensando? Questo è un pensiero degno di Gesù? Lo penserebbe Gesù? Cosa sto dicendo? Cosa voglio dire? Cosa c'ho in mente di fare? Ecco. Ecco, questa è una dimensione della vita nel divin volere, ecco, perché in molti si chiedono o chiedono, cioè, sì, ma concretamente che bisogna fare? Se ne è detto e ripetuto, bisogna aprire una serie di, io li chiamo di fronti di attenzione e di azione. Uno è questo, cioè l'uniformità alla volontà di Gesù, chiedersi sempre, imparare a chiedersi sempre, cioè almeno sempre più spesso, cosa farebbe Gesù. Chi preferisce può dire, può uniformarsi alla Madonna, è la stessa cosa, d'accordo? Non ci sono cambi sostanziali da un punto di vista di effetti, ecco. E cosa farebbe Gesù, cosa farebbe la Madonna al mio posto, cosa penserebbe, cosa direbbe, e come si comporterebbe, eccetera, no? Oh, il secondo punto è un punto che riguarda la riservatezza sulle cose proprio personali. È un principio generale che meno si parla, soprattutto di se stessi, soprattutto delle proprie cose intime, eccettuate le sedi opportune, e la sede opportuna è quella del confessore o della direzione spirituale, meglio è un capitolo, non meglio è, proprio meglio è, perché altrimenti si perdono un sacco di buone cose, no? Dice, ci si rende poi trascurati e snervati nell'operare o indeboliti. Noi dobbiamo imparare a parlare di noi stessi sempre, lo sapete, noi non lo facciamo quasi mai, con Gesù e con la Madonna. Dici, ma che ci parla a fare con loro di me, che loro sanno tutto? Cioè, è diverso. Noi abbiamo bisogno molte volte di parlare anche di comunicare le cose belle che viviamo, e comunichiamo io a Gesù e Maria. Diciamo, grazie che mi stai facendo vivere questa cosa, e mi raccomando, illuminami e fai che anche chi mi aiuta abbia un discernimento per vedere se è una cosa tua. Gli parli di un problema, gli parli di una sofferenza che ti porti, di una situazione, di qualunque cosa, dice, questa cosa che faccio dinanzi a questa situazione, dinanzi a questo problema, agisco, non agisco, come agisco, quando agisco, parlo, non parlo, cosa dico, sto zitto, cioè, ecco, questo è un altro punto fondamentale. Nella vita, nel divin volere, si acquisisce uno stile soprannaturale. Noi, cioè, adesso la riservatezza è un valore, pensiamo insomma alle persone che chiacchierano, che parlano, cioè, con tutto e con tutti, quindi, no? Quindi, questo non è uno stile soprannaturale. Uno stile soprannaturale è uno stile non chiaramente taciturno, serioso, perché
Ecco, le persone che vivono in questo modo, ecco, che vogliono vivere in questo modo, ecco, possono tranquillamente andare in un eremo, d'accordo, in un monastero, o in una famiglia religiosa, e certamente vivere un più intenso rapporto col silenzio, profondo, tutto quello che uno vuole, no? E nella vita comune, nella vita sociale non si può agire in questo modo. Ecco, però un conto è una buona conversazione, è una buona conversazione anche a volte ascoltare, per carità, insomma, no? Una persona che magari non fa discorsi molto, molto, come dire, elevati, no? Ma ha bisogno di fare due chiacchiere, insomma, per spirito di compagnia, e ascoltare anche due chiacchiere non molto elevate, se lo si fa con questa intenzione, è un'opera di carità, no? Quindi non è come dire, un perdersi nel parlare inutile o nel parlare frivolo, no? E, però certamente delle cose nostre, noi dobbiamo parlare innanzitutto con Gesù e con Maria, e poi si può fare tranquillamente con il confessore, e soprattutto in sede sacramentale, dice Gesù, perché dice che è la forza del sacramento che consente di evitare gli effetti non positivi di questo chiacchierare. Non vorrei che osare Gesù, no? Ecco, rimane un po' aperto, a mio avviso, il tema dell'amicizia spirituale. Attenzione, però, l'amicizia spirituale profonda è una cosa molto rara. Quindi quando, per grazia di Dio, si ha la possibilità di avere una vera amicizia spirituale, che è una cosa, un dono, è uno dei doni più grandi, insomma, che il cielo possa dare in questo mondo. Qui Gesù non ne parla, diciamo così. Io nella mia preghiera, ecco, ne faccio, come dire, oggetto di domanda e anche di meditazione con Gesù, no? Nel senso, con un vero amico spirituale, ecco, che San Basilio e San Gregorio Nazianzeno dicevano che erano due corpi e una sola anima, no? Ecco, quando certamente, io immagino che la risposta esatta potrebbe essere quando è vera amicizia spirituale, perché molte volte, sì, certamente le persone, come dire, si, specialmente in certi ambienti, no? Ambienti, diciamo, vicino alla chiesa, alle parrocchie, ai gruppi vari, no? E quindi possono certamente, se nascono delle amicizie, delle affinità, delle simpatie, certamente ruotano intorno a, come dire, a interessi, diciamo così, spirituali, no? Ecco, però prima di parlare di amicizia spirituale ce ne vuole un po'. Non basta, insomma, che io condivido un ideale, non so, il carisma di un gruppo, la stessa divina volontà, insomma, no? con un'altra persona, perché possa, come dire, parlarsi di amicizia spirituale profonda, e quindi, fermo restando, va bene, se uno si fa un discorso sulla divina volontà, va bene, quindi, ma condividere, ecco, donare, diciamo così, un'esperienza intima e personale, ecco, è un'operazione che va fatta veramente con la massima attenzione e oculatezza possibile, la riservatezza, sia nel comunicarsi, sia anche, questa è una cosa fondamentale, mai fare domande indiscrete e inopportune al prossimo, dirette. Cioè, la curiosità, l'essere un po' impiccioni o cose di questo genere sono quantomeno imperfezioni, quantomeno, in alcuni casi si potrebbe anche invadere il campo del peccato veniale, insomma, no? Ma certamente non sono stili soprannaturali, assolutamente, assolutamente. Quindi occorre fare attenzione a queste cose. Oh, qui è molto interessante poi quello che dice Gesù sul fatto che quel sacerdote che, se avesse continuato ad essere direttore spirituale di Pisa, non sarebbe diventato infermo.
Perché la spiegazione è molto semplice, quella male della malattia se lo sarebbe preso la vittima, cioè Luisa, e non avrebbe raggiunto il sacerdote. Questo adesso, a prescindere dall'eccezionalità del caso, ci fa anche comprendere il mistero della comunione dei santi e l'opera anche molto importante fatta da quest'anima a favore della Chiesa e del consorzio umano in generale, no? Siamo a quanti mali si prendono su di sé come Gesù crocifisso, insomma, risparmiandoli al prossimo. Ecco, interessante anche notare quello che Gesù dice però sull'attuale guida spirituale di Luisa, che è sano, d'accordo, quindi, come dire, ma Gesù dice, siccome non fa pienamente quello che voglio, adonta che gode dei beni, certi miei carismi non se li merita, e io non glieli do. Questo ci fa anche comprendere che se noi non ci uniformiamo pienamente alla volontà di Dio, attenzione, non fa pienamente quello che voglio, eh. Non ho detto che non lo fa per niente, se lo fa per niente sono guai, ma non fa pienamente. E qui su questo noi non dobbiamo accontentarci, perché la divina volontà è fare pienamente e in tutto e sempre quello che Gesù vuole, non al 50%, al 60%, al 70%, no. L'attenzione deve essere 100%, altrimenti dice, certi miei carismi non se li merita e non glieli do. Non ottiene il resto che vuole. Ecco, quindi questo ci dà anche un altro campo di azione, di esame di coscienza, no? Quindi quando alcune cose che anche profondamente, anche sante, desiderassimo, non accadono, può darsi che non sia divina volontà assolutamente parlando, ma può darsi anche che non stiamo nelle condizioni attuali di poterle ricevere. Quindi la soluzione è tendere maggiormente alla piena uniformazione, alla piena uniformità con la volontà di Gesù. Ecco, poi infine c'è un ultimo principio fondamentale, no? Ecco, Luisa stava smaniando perché voleva fare una mortificazione e il Signore non gli permetteva di farla, adesso non sappiamo che tipo di mortificazione possa essere, no? E perché non gli permetteva di farla? Magari può essere un digiuno che non può fare perché magari sono presenti persone che si agitano e quindi deve mangiare per forza, insomma. Può essere una penitenza corporale che magari non può fare per le circostanze, come dire, di situazione, insomma, no? Non lo sappiamo cosa sia. Non è tanto importante sapere cosa fosse, anzi, potrebbe essere curiosità. L'importante è sapere e meditare sulla risposta che Gesù gli dà. Allora, perché se io desidero fare una mortificazione e il Signore non mi permette di farla, per varie motivazioni, non escluso a volte che magari chi guida la tua anima e dice meglio non fare questa cosa, facciamo un'altra. Può succedere questo. Allora, qui si vede veramente chi siamo. Perché vogliamo fare una mortificazione? Per amore di Gesù? Che è l'unico motivo buono per farlo, eh? D'accordo? Le mortificazioni si fanno solo per amore di Gesù, perché di per se stessa, cioè ogni atto di mortificazione, anche piccolo, è, come dire, procurarsi una piccola sofferenza, un piccolo dolore, una privazione, ecco, che sappiamo assolutamente parlando, Dio neanche la vorrebbe, ma la chiede, la vuole, adesso è cosa buona offrirgliela solo perché c'è il problema peccato, d'accordo? Quindi i peccati vanno riparati, vanno espiati, bisogna ottenere le grazie, quindi il fondamento della mortificazione è sempre qui, no? Quindi è perché o anche offrire un sacrificio, per esempio, di riparazione al Signore per i peccati con cui ho offeso, no? Come la Madonna diceva a Fatima, quindi che la mortificazione si possa e si debba fare
che qualcuno possa storcere la bocca di questi tempi è principio sacrosanto e assolutamente inattaccabile e indiscutibile. D'accordo? Ecco, però bisogna vedere quella mortificazione in quel momento, se Gesù te la sta chiedendo. Perché se ti impedisce di farla, vuol dire una cosa molto semplice, che in quel momento non te la sta chiedendo, vuole che tu faccia altro, non escluso che vuole che tu in quel momento prendi un sollievo e fai la divina volontà prendendo il sollievo. Per amore di Gesù lo ringrazi, capito? Lo ringrazi e basta. Ecco perché, qui ho fatto già altre volte questo esempio, forse anche in queste meditazioni, no? E si trova nel testo di Sant'Alfonso, che è stato uno di quelli che, per quanto riguarda il fare la volontà di Dio, è un grande maestro ed ha pochi maestri, quindi a mio modestissimo avviso. E lui raccontava di quella persona devotissima, messa tutti i giorni, un sacco di opere di misericordia, di elemosine, preghiere, eccetera, eccetera. Un bel giorno una malattia lo stronca a letto e questo comincia a smaniare. Ah no, io devo andare a messa, no, io devo fare ciò, i poverelli, le opere di misericordia, di carità, e che comincia a agitarsi e a fare, non diciamo nel linguaggio comune, a sclerare, d'accordo? Sant'Alfonso dice, figlio mio, che sta a fare? Il Signore ti ha messo a letto, quindi fino all'altro ieri voleva che andavi a messa tutti i giorni, adesso vuole che tu stai a letto, tu uniformi alla Cristo sofferente, offri la croce. E te ne stai a letto fino a quando Dio vuole. E se muori, preparati alla morte. Basta. Non serve che smani. D'accordo? Quindi qui c'è sempre, se noi andiamo a scavare, a, come dire, a scrostare, a sviscerare bene, alla fine si arriva sempre al grande quesito di fondo. Voglio fare quello che dico io o voglio fare la volontà di Dio? La volontà di Dio può essere che tu ti prenda un momento di sollievo, un momento di riposo, un momento di sana ricreazione, un momento di, diciamolo, sano divertimento, perché esistono i sani divertimenti. Non è cosa negativa in se stessa divertirsi, bisogna vedere se questa è volontà di Dio e poi vedere che tipo di divertimento, che genere di divertimento, ovviamente. Ma Gesù dice che si diverte con le anime che ama, che si è divertito nel creare, quindi è chiaro che divertirsi in sé non è una cosa negativa, no? Questo non facciamo fatica ad arrivarci, no? Ecco, tutto sta che nel divertimento lo prendo dalle mani di Gesù, lo prendo amandolo, lo prendo ringraziandolo. Ecco, perché Gesù dice, tutto sta alla dose di amore che contiene un'azione, fosse anche indifferente. Perché io non guardo l'opera, ma l'intensità dell'amore che l'operare contiene. Questo Gesù l'ha ripetuto 100 miliardi di volte, no? Mi ricordo benissimo una stessa identica frase che lessi a suo tempo nel diario di Santa Faustina Kowalska, no? Ecco, quindi, e qui concludiamo con questa esortazione, però, con questa profonda di Gesù, nessun fastidio in te. E questo quando ci sentiamo interiormente infastiditi, quando ci sentiamo interiormente infastiditi, sono due cose. O l'amore proprio vuole uscire da noi, e questo 70% mi tengo basso, o il nemico vuole fare danno. Quindi fastidi, turbamenti, hai visto le classiche giornate lì, rassegniamoci, ecco, si sta muovendo l'amor proprio. A volte la superbia, quindi prenditi quello che Dio ti manda così come Dio te lo manda. Punto. E ricorda che fastidio e turbamento sono sempre figli o dell'amor proprio, o significa che il diavolo si è avvicinato e sta soffiandoti, pompandoti su qualcosa per farti fare qualche minimo imperfezione o qualche peccato. E non dobbiamo farlo. Quindi, mai agire
questo generale, quando siamo, non siamo certi, non siamo nella pace, non siamo sicuri che una cosa sia volontà di Dio. Aspettare. Aspettare che torni il sereno, oppure aspettare che dinanzi a quella cosa che mi prospetto, insomma, di fare o di dire, scenda la pace. Altrimenti, meglio evitare. Ecco, anche oggi profondissime meditazioni ci vengono espunti da Gesù. Tu, o Santa Divina Maria, eri molto schiva, perché molto riservata, e tutti dobbiamo imparare questo stile soprannaturale da te, ecco, specialmente coloro che si fregiano del titolo di discepoli del tuo figlio Gesù o di tuoi devoti. Concedici la grazia di uniformarci ogni giorno di più perfettamente e in tutto alla volontà di Gesù, prendendo con animo sempre lieto e sereno quello che ci mette davanti, sia la croce che la delizia. Come diceva San Paolo, imparava ad essere ricco. Ho imparato ad essere povero, ho imparato a stare nella sazietà e a stare nella fame, al freddo o al caldo, ecco, perché tutto posso in colui che mi dà la forza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.